Nel frattempo il collega citava tante città, ma forse il successo maggiore l'ha riscosso a Grosseto, considerando anche l'età giovanissima. Perché ha deciso veramente di appoggiare questa candidatura di Ilario Sorgiovanni qui a Crotone? Ma io sostengo, insomma, il movimento è nato perché innanzitutto tutti i partiti politici hanno fallito proprio come entità, no? Una sorta di forma di intermediazione tra istituzioni e cittadini che non serve più. Poi appunto è nato perché noi presentavamo dei progetti ai comuni e venivamo ignorati come gruppi di cittadini attivi, non ci hanno mai filato. Allora abbiamo deciso: bene, non ci filate, allora iniziamo a fare delle liste di cittadini incensurati con un programma da presentare in tutte le elezioni. Siamo nati così e oggi abbiamo oltre 1500 eletti, abbiamo 17 europarlamentari, rappresentiamo l'unica alternativa credibile al governo Renzi, che per noi poi è un governo di lobbisti, è un governo di prestanome politici, di grandi interessi economici, di petrolieri, di banchieri. È incredibile quello che succede. Io Crotone non c'ero mai stato, tra l'altro, e vedere una piazza così tante persone convinte nel credere in un progetto che è quello, il cittadino che si fa Stato. Io non ne posso più dei partiti politici che si sono messi tra Stato e cittadini. Qua è il cittadino direttamente che si fa Stato. Spero che qui a Crotone, come in tante altre realtà in Italia, ci mettano alla prova. Poi se dovessimo fallire non ci votate mai più, però metteteci alla prova, perché gli altri hanno raso al suolo veramente l'Italia intera. Tra pochissimo salirà su quel palco, quale sarà il suo primo messaggio che lancerà per questo territorio? Parlerò di lavoro, parlando delle nostre quattro manovre economiche: il reddito di cittadinanza, il sostegno alla piccola e media impresa. Tanti non lo sanno, ma soltanto con i soldi dei nostri stipendi tagliati abbiamo sostenuto oltre 1800 imprese e creato 4500 posti di lavoro, è andata via la corrente. E poi parlare del piano energetico nazionale del Movimento, perché guardate, si possono creare posti di lavoro investendo nelle rinnovabili e iniziando ad abbandonare i fossili da qui al 2050. Abbiamo delle proposte, delle soluzioni, chiediamo soltanto che vengano ascoltate, giudicate e poi nel caso sostenute, perché io, vedete, voi mi state facendo delle domande buone, io vado in televisione e mi fanno solo domande di gossip politico, invece la politica è programma, è soluzioni ed è, secondo me, se è fatto onestamente, l'attività più bella che un essere umano possa fare.